Dopo un tempo che a Giovanni parve interminabile, finalmente giunse alla casetta in fondo al prato, lasciandosi alle spalle i fiori, gli alberi, la camera rossa con le fruttiere, le seggiole, mademoiselle e tutto il resto. Si guardò intorno con aria circospetta. Vide che l'uscio della casa era solo accostato. Il limone era indeciso. Non sapeva se proseguire tutto solo nel buio della notte, correndo il rischio di imbattersi in qualche strizzalimoni nottambulo, o entrare e zitto zitto schiacciare un pisolino in qualche cantuccio tranquillo. Dare un'occhiata non costa nulla, sussurrò Giovanni e cautamente rotolò fin sulla soglia. Piano piano scostò la porta e cercò di dare una sbirciatina dentro, ma non riuscì a vedere un bel niente. Era tutto buio, così buio che il limone decise di entrare perché non avrebbero potuto vedere nemmeno lui. Così, così fece. E silenzioso come solo i limoni, quando vogliono, sanno essere, si rannicchiò in quello che giudicò essere un angolino sicuro e si addormentò. Si svegliò all'alba, quando i primi raggi di sole rischiaravano la stanza e Giovanni incominciò a distinguere delle strane sagome tutto intorno. Guardando meglio, vide che si trattava di un numero incredibile di fruttiere, violini, tutti rotti e riappiccicati insieme in qualche maniera. Oh, esclamò il limone uscendo dal suo angolino, ma in quel momento, proprio davanti a lui, si schiantò a terra un'ennesima fruttiera andando in mille pezzi. Giovanni, che per poco non se l'era presa in testa, volò nel suo angolino con il cuore che batteva come un tamburo dallo spavento. Non fece in tempo a riprendersi che ecco piombare dal cielo e frantumarsi al suolo un violino e subito dopo un'altra fruttiera. Il limone era a dir poco terrorizzato, se ne stava zitto zitto nel suo cantuccio, quando ecco lassù l'artefice di tanta rivoluzione. Era una scimmia appesa al lampadario, che con un gran balzo si calò a terra. Bene, 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 vediamo se questa volta ci siamo. La scimmia parlava tra sé e sembrava molto indaffarata. Indossava un camice bianco e con una lente appoggiata sull'occhio destro esaminava i cocci per terra. Ecco il davanti, il sopra, il sotto e anche il dietro. Ora sì che ci siamo. Prese da una tasca della colla e un gran pennello e si buttò sui cocci come una furia. Il limone la osservava attentamente e cercava di capire se era cattiva o semplicemente un po' matta, ma era davvero difficile giudicare. Vediamo, vediamo, disse infine la scimmia, mentre ammirava una fruttiera tutta sbilenca che aveva appena finito di incollare. Ah, ora sì che ci siamo! Esordì tutta soddisfatta e intanto non la finiva più di rimirarla da tutte le parti. La guardava sotto, sopra, di fianco, dal basso e dall'alto e nel mentre blaterava: Ah, adesso sì che è un bel piatto da frutta! Possibile che se non ci penso io a rimettere a posto le cose non ci sia più nulla in giro fatto per benino? Al limone, chissà perché, scappò da ridere e benché fosse un po' impaurito da quella strana scimmia, non fece in tempo a tapparsi la bocca che quella, svelta svelta, lo scovò nel suo cantuccio e in un batter d'occhio gli fu addosso. E tu chi sei? Mi chiamo Giovanni e sono qui per caso, anzi, già che ci sono, tolgo il disturbo, grazie mille. Ci vediamo magari un'altra volta, ecco, più calma, ora avrei un po' di fretta. Il limone parlava, parlava e intanto cercava di guadagnare l'uscita. Meglio 10 strizzalimoni piuttosto che quella matta di una scimmia, ma quella fece un gran balzo e si piazzò proprio davanti alla porta. Eh no, ora che ci sei mi devi aiutare, lazzarone di un limone. Vieni, ho qualcosa di molto importante da mostrarti. E così dicendo spinse il riluttante limone fino a dove giacevano in terra tutti i cocci. Allora? Chiese quella. Allora cosa? Rispose Giovanni che non capiva cosa volesse ancora da lui e sperava solo di potersene andare via al più presto. Come allora cosa?
Cosa ci vedi? Dove? Chiese Giovanni. Ma lì, per terra! Si spazientì la scimmia e il limone, per non farla arrabbiare di più, si concentrò tutto e guardò con aria meditabonda per terra, dove quella gli indicava. Vedo dei gran bei cocci, osò Giovanni. Poi volle aggiungere qualcosa di carino, tanto per far piacere alla scimmia. Peccato, doveva essere una gran bella fruttiera. Ma quella non doveva essere proprio la sua giornata, perché la scimmia lanciò un urlo affranto e tenendosi la fronte con una zampa disse: No, no, ma non è possibile essere così ottusi, ciechi, miopi! Se non l'avessi udito con le mie orecchie non ci crederei! E mi dispiace, io credevo che... Sbagliavi! Guarda e stupisci! Disse la scimmia, brandendo colla e pennello e gettandosi sui cocci. In un battibaleno mostrò al limone quella che lei definì una fruttiera, con tutte le parti al posto giusto, al momento giusto. Capito? Veramente era bella anche prima, osò dire il limone, stupendosi del suo ardire. Ma la scimmia invece non reagì, forse perché non l'aveva ascoltato o tanto era presa a rimirare la fruttiera. Capisci l'importanza del mio lavoro? Io sono l'unica che sa come devono essere fatti i piatti da frutta e i violini, e perché ogni pezzo sia al posto giusto, mi tocca rifarli tutti. Hai idea di quanti siano? Non ce n'è uno in giro fatto come si deve, sono sbagliati, è un vero disastro. Poi, avvicinandosi al limone con aria complice, gli sussurrò all'orecchio. Ricordati quello che sto per dirti. Le vere fruttiere sono quelle che vedi qui con i tuoi occhi. Tutte le altre non valgono una cicca. Lo stesso dicasi per i violini. Ah, disse Giovanni spremendosi tutto per dire qualcosa di intelligente che gli permettesse di chiudere quel discorso da scimmie e andarsene. Se ho capito bene, a te piace vedere le fruttiere e i violini fatti come piacciono a te, e allora li rifai tutti da capo. Perché chi l'ha detto che se finora tutto il mondo li ha fatti in un modo, quello sia l'unico possibile? Bravo! Vedi, questi cocci io sono l'unica che sappia rimetterli insieme in modo che si sappia dove sta il sopra, il sotto, il di fianco e anche, perché no, il davanti. A me piace non perdere di vista mai, neanche per un momento, i pezzi dei miei violini e dei miei piatti da frutta. Basta un'occhiata e io vedo tutto di tutto in ogni istante. Eh già, disse Giovanni, pensando che quella scimmia era senz'altro matta, ma in fondo un po' di ragione ce l'aveva. E ora sentirai che suono questo violino, ascolterai una musica vera che se non stai attento ti farà piangere, tanto è bella. La scimmia prese il violino tutto rincollato, poi chiese al limone di reggere gli spartiti e cominciò a suonare una canzone che veniva da molto lontano. Giovanni non conosceva quelle strane parole che la scimmia cantava. Eppure era sicuro di capire la storia, che era un po' triste, tant'è che gli vennero gli occhi lucidi, ma fece finta di niente perché ai limoni non piace far sapere in giro che hanno il cuore tenero. Proprio sul più bello, quella matta di una scimmia mollò il violino per terra e sparì dalla stanza per tornare di lì a poco con le braccia piene di strumenti e fruttiere. Forza, amico mio, abbiamo molto da fare noi due insieme. Facciamo che prima io rompo e tu incolli. No, facciamo che prima io rompo e tu incolli, disse Giovanni un po' preoccupato di starsene là sotto una pioggia di fruttiere e di violini. Anche se l'idea di rimanere per un po' di tempo a giocare con la scimmia lo allettava. E così, caro Giacomino, il nostro amico Limone si fermò in quella casa per molti giorni, divertendosi come un matto a rompere e un po' meno a incollare, anche perché era sempre preoccupato che quella balorda di una scimmia sbagliasse la mira e lo prendesse in testa.
Comunque era senz'altro meglio avere a che fare con una scimmia strampalata che con 10 strizzalimoni arrabbiati. E poi cosa è successo? Chiese Giacomino, che voleva saperne di più su quella storia del limone Giovanni. No, è una storia lunga e non devi avere fretta. Il bimbo si spostò dalla scarpa bianca a quella nera e guardò il suo grande amico con occhi supplicanti. Il musicante fece un piccolo cenno con il capo e la gallina riprese a suonare una ballata un po' triste, su cui si intonò la voce del suonastorie.